L'agnellino della dottoressa Carmela. Dottoressa Carmela aveva portato in regalo ai bambini dell'ospedaletto, da mettere nel presepe, un agnellino di peluche. Un agnellino piccolino con un musetto adorabile, bianchissimo l'agnellino, dolcissimo, con degli occhioni così dolci. E i bambini ne furono felici ed insieme misero quel pupazzetto nel presepe, nella saletta dove la dottoressa aveva riunito tanti di quei bambini dell'ospedaletto. C'era Vito, c'era Giovannella, Rocchino, Sandrino, Giacomo, Alberto, c'era Giorgio, un bambino di 2 anni, che sì che era nato senza i piedini, ma i bravi dottori gli avevano impiantato due protesi ed ora Giorgio scorrazzava nel suo girello, lì nella sala, su e giù, ridendo e scherzando. C'era anche Valentina, una bambina che era nata ipovedente, aveva una grandissima miopia, ma il bravo dottore, l'oculista Paolo, gli aveva messo gli occhiali giusti. E Valentina, appena ebbe sugli occhiali, riuscì a vedere per la prima volta la sua mamma e il suo viso le si illuminò di un sorriso d'immenso, d'immensa felicità. E insieme a lei sorrisero tutti i dottori e la mamma di Valentina. Per quel sorriso di felicità. C'era anche Carlo, un bambino finalmente felice, un bambino che era bisognoso di un cuore nuovo. Era stato attaccato ad una macchina che gli consentivano la circolazione del sangue, ma ora era arrivato il cuore di un donatore. Il cuore di un altro bambino, che è il papà di quel bambino, un bambino straniero, che era morto nella traversata, un cuore che il papà di quel bambino aveva voluto donare perché un altro bambino vivesse. E così erano tutti insieme quei bambini, felici di quell'agnellino, felici di essere là. E insieme intonarono il canto di Natale. Tu scendi dalle stelle.